Allora, grazie per essere qui. Questo è un esperimento, nel senso, che è successo? Volevo intervistare, qualcuno forse ha visto le interviste che sto facendo a diversi esperti di terapie brevi. E a un certo punto mi sono detto, intervistiamo quattro colleghi che sono anche docenti della scuola di specializzazione. Uno è il direttore della scuola di specializzazione che abbiamo fondato insieme, lui è il primo. Facciamo questa cosa, facciamola in una location unica, tutti insieme, perché sennò per me è un casino mettere insieme una persona che viene da Torino, uno da Cecina, uno da Padova, eccetera. E poi ho detto, visto che sono qui, apriamo le porte, vediamo se ai colleghi e in generale le persone possono interessare i temi delle terapie brevi, soprattutto interessare come si fa la terapia breve in pratica, come queste persone, che a mio parere sono anche terapeuti brevi d'eccellenza, molto bravi, al di là dei ruoli accademici, come fanno loro, come fanno ad aiutare le persone in poco tempo. Io conosco tutti loro da più di un lustro, alcuno anche da una decade o più. Ho detto, vediamo un pochino come funzionano, nel parlare con loro, nel dialogo, tu come fai questo, tu come fai quest'altro, e vengono fuori cose molto interessanti, anche innovative, che io spesso ho anche rubato nella mia pratica professionale. Alcuni hanno anche scritto libri, o li avete visti anche in altre situazioni, quindi ho in testa due cose. Uno, l'aspetto clinico, due, l'aspetto professionale, cioè come si fa a lavorare da psicologo. Oggi un pochino volevo creare su questo l'intervista. Ho detto, apriamola, vediamo se qualcuno è interessato, e sembra che qualcuno interessato lo sia. Ogni intervista durerà super giù una trentina di minuti. Non potrete fare domande, perché queste sono le nostre interviste, è come se voi foste dietro lo specchio, no? Che osservate i pazienti. Daniela, non puoi fare domande. Le domande di Daniela sono sempre molto stimolanti, ok? Però Daniela è lei. È una nostra corsista, è fantastica, peraltro. Grazie anche di essere qui. Però ve li lascio, nel senso che dopo quei 30 minuti, 30-40 al massimo, ci sono 15-20 minuti per espletare le funzioni naturali e fare quello che volete fare. C'è un coffee break qui offerto, vostro, qui ci sono bevande, roba da mangiare, il caffè lo chiedete, ve lo fanno, tutto offerto, dall'Istituto Ignos. Davvero? Oh, non lo sapevo. e lì potete assaltare l'intervistato e fargli domande. Iniziamo con Federico Piccerilli, che è il direttore della scuola dell'Istituto Ignos. Non sarà una cosa, spero, molto formale, quindi verrà un po' come viene. Ok? Grazie ancora e, come si dice, buona visione, buon qualcosa. Buone cose. Buon vento, perché tu dici buon vento quando inizi. Allora, io penso che ho questa domanda in testa da eoni, cioè, tu che cosa fai col paziente? Perché una volta stavamo parlando tu ed io dentro il tuo studio, mi ricordo anche dove ero seduto io e dove eri seduto tu. Da ossessivo quale sono. E tu una cosa che mi dicesti fu, io gli faccio vedere quell'angolo lì. Perché magari ho la persona che vede questo, io gli faccio vedere quell'angolo lì. E che niente ed è tutto. È spostare di, come nel golf, no? Sposti di 5 mm la mazza e la pallina va da tutt'altro. A te piace citare poi Wittgenstein, la mosca, non ti rubo la citazione, se vuoi la farai tu. E, cioè, tu quando ti siedi davanti al paziente, a quello nuovo, che fai? Che pensi? Che osservi? In prima battuta osservo la persona, quindi la rimetto proprio al centro. Il primo pensiero che ho è quello che ne usciremo vincenti entrambi. Ne usciremo vincenti entrambi. Sì, questa è la prima percezione. L'altra cosa rispetto a farli cambiare punto di vista, io ho il mio studio, ho una poltrona, ho a sinistra il secchio dell'immondizia, e all'angolo destro, quindi la persona non può vederlo, una macchina da scrivere Olivetti del 1840, insomma, una macchina antica. Quindi il mio obiettivo è che lei possa spostare lo sguardo dal secchio della mondezza alla macchina da scrivere e quindi accompagnarla in questo processo. Aspetta, questo mi stai dicendo,
simbolicamente ho proprio anche l'idea di riuscire, di, cioè gliel'hai messi là appositamente per... Fantastico, fantastico. Cioè sia il discorso simbolico il fatto che tutte le persone che entrano a studio da me non vedono assolutamente quella macchina da scrivere, per quanto insomma sia un oggetto... È bello, insomma, sì. Perché ce l'hanno dietro. Ce l'hanno dietro. È vero. Però nemmeno l'entrata, che comunque sarebbe visibile, nessuno lo vede, perché mm-hmm. tutti cercano qual è la mia sedia, qual è la mia poltrona, ok? Quindi una volta messi sulla sedia l'obiettivo è che loro possano guardare anche quella, anche nella pratica, quella macchina da scrivere, quindi rendersi conto e attraverso questo accompagnarli nel processo di vedere la vita secondo un altro punto di vista. Mm. Però la prima cosa che faccio è chiamarli per nome. Quando entro le persone la prima battuta è ci diamo del tu e qual buon vento ti porta qui da me. Quindi per questo anche la mia citazione insomma è buon vento, perché io penso che comunque il vento sia di cambiamento, quindi è sempre un buon vento. Tu c'è sta cosa che a me fa impazzire. Ti ricordi quella volta che stavamo facendo una riunione con Pierpaolo e tu avevi appena finito la seduta e avevi questi jeans con pantaloni, sì, con le ginocchia strappate. Da povero. Da povero. E io ti ho detto, poi magari dell'energy costano 200 euro, non lo so. E io ti ho detto, mai visto il paziente così? E tu mi hai risposto una cosa come studio mio, regole mie. Che è fantastico, no? Perché è come quando Milton Erickson, non ricordo chi, gli disse ma stai in questo studio bruttino con le cose, gli armadietti di metallo? E lui disse sì, ma ci sono io là dentro. Oppure quell'altra volta in cui ti ho sentito, credo, un paziente che magari nella testa di un terapeuta con un certo tipo di idee, di aspettative, avrebbe potuto leggere quello che sta per dire il paziente in una maniera squalificante, che il paziente ti disse come te devo chiamare? Cioè, ha detto tu, lei, come te devo chiamare? E te lo guardai e lo guardassi e gli dicesti chiamami un po' come te pare. Federico va bene. È bello questo, perché proprio il destrutturale, il togliersi il camice, no? Diciamo che la mia esperienza nasce nel 1999, e quindi insomma siamo ormai su 20 anni. A parte il discorso di studi, nasce in un centro per disabili con disabilità grave. Quindi il mio primo lavoro fu con un ragazzo, insomma, ci trovo il nome a caso, non il suo nome, però con Giovanni. E il mio primo intervento fu quello di rileggere tutti i libri e tutte le cose che ho letto rispetto all'università sui disturbi dello spettro autistico. Attualmente sono disturbi dello spettro, allora insomma c'erano altre definizioni. Poi cambiano le cose negli anni, no? Strano pure questa questione. Pur cambiando le cose, però lui si è sempre chiamato Giovanni, nel senso certo. Che sono 20 anni che Giovanni si chiama. E lì la cosa sorprendente per me fu il fatto che sono riuscito ad entrare in relazione con lui nel momento in cui ho tolto tutto quello che avevo studiato e mi sono rivolto a Giovanni. Che hai fatto? L'ho guardato negli occhi, ho levato sovrastrutture, ho eliminato il fatto del condizionamento operante, condizionamento automatico, condizionamento, cioè insomma tutte quelle cose che avevo letto vari libri, perché comunque la tensione e l'emozione di lavorare con persone con disabilità anche grave e gravissima era una responsabilità, e semplicemente ho guardato in faccia. Siamo entrati in relazione e da lì si è cominciato tutto il lavoro educativo più che terapeutico. Però è stata quella la differenza. Cioè io oggi le persone che arrivano e quindi anche i miei jeans più o meno strappati, poi nel senso dipende quello che metto la mattina, non vado sempre in giro strappato. In ciabatte, mi è capitato pure in ciabatte però. Davvero? Sì. Mi è capitato al bar, mi è capitato al ristorante, insomma ho fatto varie situazioni di intervento e ho realizzato che dovevo semplicemente rivolgermi alle persone, per nome, senza sovrastrutture, senza etichette. Ero già partito dal discorso della tesi di laurea, ho fatto una tesi sulla carriera deviante, quindi tutta la teoria dell'etichettamento l'ho approfondita parecchio. E ti rendi conto che se tu vai per etichette confermi l'ipotesi. Mm-hmm. Quindi questo è stato un po' il mio processo. Fammi tornare un po' dentro la seduta. Mm-hmm. Hai detto gli fai guardare l'altro angolo, gli fai guardare altri punti di vista. Però cioè, fammi capire, proprio in pratica, tu c'hai il paziente, che fai? Che lo so che non possiamo usare una cosa per ognuno, no? Idealmente però avrai qualche magari punto fisso, qualche linea guida. Punto fisso e linea guida sono... Intanto vi faccio guardare un muro bianco, che poi a studio in realtà non è bianco ma è lilla.
E quindi faccio puntare la visualizzare quali sono i punti fermi della sua vita. Cioè gli chiedi guarda come un'induzione ipnotica? Sì. Ok? C'è una tecnica di visualizzazione. Loro sta alla mia sinistra, loro sta nella loro destra, rispetto alle nostre posizioni. E quindi faccio visualizzare il muro e faccio intanto immaginare quali sono, immaginando una scalata in montagna, quali sono i punti fermi in cui loro potrebbero in qualche modo trovare presa. Cos'è, definire l'obiettivo? No, definire i punti fermi che attualmente hanno. Ok. Quindi tendenzialmente i chiodi da cui insomma puoi partire necessariamente, risorse interne ed esterne. Quindi questo è il primo passaggio. E quindi anche nei momenti di, diciamo, di cacca, le persone hanno comunque dei chiodi. Ok? Quindi nei momenti in cui loro fissano questa situazione, mi raccontano come sono i chiodi fermi e quindi esplorano tutte le risorse interne ed esterne. È la prima cosa che fai o prima gli chiedi il problema, qual è, cosa ti ha portato qui, eccetera? Prima chiedo cos'è il problema, eccetera, e poi di ok, non necessariamente parlo del problema, potrei parlare della soluzione. Ok, sì. Quindi che soluzione hai tentato, eccetera. Quindi okay, non c'è il mio approccio breve comunque passa da terapia strategica singola, solution focus, da terapia strategica, da terapia strategica familiare, quindi attualmente non c'è una, non uso protocolli o standard, ok? Mm-hmm. In base alla persona l'abito è tagliato su misura, questa non è una, non è una cosa mia, insomma, ma ogni persona ha il suo percorso. Quindi gli chiedi. Però poi comunque questo è fondamentale per me, risorse interne ed esterne della persona. Sì. Come è fondamentale il fatto di poi fare questo movimento? Prova e fa così col viso, ok? Le persone fanno così col viso, girano lo sguardo e quindi vanno alla mia macchina da scrivere. Ok. E quindi tendenzialmente la maggior parte fa. Ma c'è sempre stata? Ma fantastico. E lì poi è, insomma, tutto il discorso del, del processo di cambiamento legato al fatto del punto di vista. Sì, se c'è stata. Quindi usi tanto la comunicazione indiretta? Molto. Fantastico. Vedi, questa è una cosa di te che non sapevo. Vabbè, non stai sempre in una stanza con me, no? Non ci sto mai, quasi. Ok, ok, carino, carino. Questo comunque porta a una serie di suggestioni che poi ci aiutano a ragionare su altro. Però il fondamento poi è il discorso risorse, centralità della persona, quindi come dicevo prima, Giovanni piuttosto che persona con disturbo dello spettro autistico, e risorse interne ed esterne, visualizzate su un muro, insomma, a me piace immaginarlo come una arrampicata in montagna, insomma, c'è da dire che soffro di vertigini, quindi insomma, non è l'esempio più calzante della mia vita, però mi piace, certo. Quindi ho sempre usato questo.